Presidente Rolfi, nell'ambito del DEF, il documento di economia e finanza, lei sostiene che si parli anche di tagli alla sanità, alle regioni? L'ultima notizia parlano di un fondo sanitario nazionale che si attesterebbe a 111 miliardi e mezzo, un aumento di solo 500 mila euro a fronte dei necessari 2 miliardi, che dovrebbe arrivare a 113 miliardi, e non dimenticando che la novità è che sono stati aumentati i LEA, i livelli essenziali di assistenza, ossia il numero di prestazioni che lo Stato garantisce col Fondo Sanitario Nazionale. Pensiamo alle esenzioni e ai ticket per alcune malattie croniche, per alcune malattie rare, pensiamo all'incremento tecnologico, cioè senz'altro positivo, di ausili per gli invalidi, e pensiamo alla fecondazione eterologa, che alla luce anche di alcune sentenze deve essere garantita in tutte le regioni. Insomma, aumentano le prestazioni e devono aumentare di pari passo anche le risorse. Rispetto ai 2 miliardi promessi, sembrerebbe che aumenti solo di 500 mila euro, la conseguenza è che molte di queste prestazioni che attendono i cronici, i malati rari, ma anche l'aumento dei vaccini, con il nuovo piano nazionale vaccini, visto il calo che stiamo subendo da anni, non verrebbero più garantite. Quindi tante belle promesse fatte, tanti begli annunci fatti nelle settimane, nei mesi scorsi, da realtà dei fatti, che ancora una volta ci sono tagli, e poi li misureremo quanti, negli stanziamenti di bilancio per la sanità di tutti gli italiani, anche dei lombardi.